Ciao a tutti amici di Cucina con Luca e ben ritrovati con me. Allora, oggi melanzane ripiene, quindi una gran lunga ricetta, ma ne vale la pena, di questo periodo. La regina dell'orto è proprio lei, la melanzana. Eccole qua. Io, guardate, ne ho anche una viola. Sapete una cosa, soprattutto per la parmigiana di melanzane, mischiatele tutte e due, no? Quindi magari fate uno strato di melanzane viola e uno di melanzane nere normali. Sentirete che sapore, ancora più buona. Io direi di vedere gli ingredienti e partire subito perché, insomma, non è proprio una ricetta breve, ma sicuramente di grande soddisfazione. Melanzane ripiene. Naturalmente, ingredienti, le melanzane. Guardate, io ne ho tre uguali. E poi ne avevo un'altra viola, faccio su anche questa, eh. Stanno benissimo miste insieme. La stessa cosa stanno bene miste anche nella parmigiana di melanzana, eh. Provate. Passata di pomodoro. Scalogno, io ne ho uno intero che lo userò per fare andare la nostra salsa di pomodoro e uno che ho tritato che ci rosolerò insieme la carne trita e l'interno delle melanzane. Ovviamente macinato misto, io ho quello di suino e bovino adulto, ma va benissimo anche quello solo di vitello, quello solo di suino, oppure quello solo di manzo, scegliete voi pure quale che volete. Un ciuffettino di basilico che andrò a mettere nella salsa di pomodoro, del formaggio grana grattugiato e poi ripieno userò del prosciutto cotto, guardate è un pezzettino, quindi ci farò dei cubetti. È la stessa cosa della scamorza bianca, ma voi potete scegliere qualsiasi formaggio a pasta filata che preferite. Vino bianco per sfumare la carne trita, olio extravergine di oliva, pepe nero o bianco non c'è problema e sale fino. E infine due uova per il ripieno, quindi per legarlo. Vado a mettere un po' di olio, non tanto, assolutamente un cucchiaio abbondante direi. E lo scalogno intero, ma va benissimo anche uno spicchio d'aglio per questa ricetta qua. E senza neanche tanto aspettare che soffrigge, vado già dentro con la passata di pomodoro. Ecco qua un goccino d'acqua per sciacquare il recipiente, un po' di sale fino, una giratina, un bel ciuffetto di basilico già lavato e facciamo cuocere con il coperchio per circa 20-25 minuti, fiamma bassa, ogni tanto diamogli una girata. Ora melanzane già lavate, quindi non faccio altro che togliere qua la testa, eccola qua, e la scarto. Dopodiché le taglio semplicemente a metà. Ora le vado a svuotare, abbastanza semplice, è un po' lunghino come lavoro, ma in realtà, vedete, le vado a contornare senza bucare sotto, quindi un po' in diagonale il coltello. Ecco qua, di qua entro un po' di più, visto che ho la possibilità, risalgo e continuo fino a chiudere, il cerchio, anzi l'ovale meglio ancora, visto che la melanzana è ovale. E tolgo questa parte qua. Ora proseguo con un cucchiaio. Teniamo col palmo la melanzana qua e con un cucchiaio piano piano, non ci corre dietro nessuno, andiamo a scavarle più che possiamo. Ecco qua. Avviciniamoci la boule e facciamo cadere tutto che dopo soffriggeremo insieme alla carne trita, all'altro scalogno, all'olio. Sale, pepe e sarà il nostro ripieno. Ecco qua, io direi che così è giusto, vedete? Quindi né troppo ma neanche poco. E una volta svuotate tutte le nostre melanzane, guardate qua, vanno bollite quindi direttamente in acqua fredda. Man mano che le facciamo, le buttiamo dentro. Ho appena acceso e nel momento in cui bolle 5 minuti di cottura. Mettiamo anche del sale grosso. Dopodiché le facciamo raffreddare e sono pronte per essere riempite. Ora mi occupo del ripieno e nel frattempo ho anche girato il sugo. Per il ripieno vado a cubettare il ripieno appunto delle melanzane come prima cosa. Vedete? Lo faccio a cubetti così.
farà parte del ripieno stesso, appunto, no? Allora io non ho messo le melanzane sotto sale, perché? Perché le scocche le sto facendo lessare adesso per 5 minuti e già lì perdono un po' di amarognolo. Per quanto riguarda invece la polpa interna, non serve perché poi insieme alla carne, sto friggendo insieme alla carne trita, allo scalogno, all'olio e poi mischiate con tutto il resto, non serve assolutamente. Allora, ho appena colato le melanzane, fatti scottano. Le lascio raffreddare un po', non più di 4-5 minuti con un po' di sale grosso, e mi raccomando, perché devono, vedete, comunque rimanere in forma. Poi è vero che quando le farciamo la riprendono la loro forma, però non le dobbiamo lessare eccessivamente. Un po' di olio, qua andiamo a mettere un paio di cucchiai abbondante, eh? Come sapete, la melanzana ne assorbirà molto. Lo caldo, scalogno. Ma se preferite dell'aglio ci sta bene, assolutamente. Subito le melanzane tagliate a cubetti. Mettiamo subito un po' di sale fino, così tirano fuori un po' della loro acqua. Anche un po' di pepe che ci sta bene. Giratina. Coperchio e cuociamo a fiamma media alta per circa 5 minuti. Il coperchio creerà un po' di vapore che ci serve a cuocere bene le melanzane. Dopo 5 minuti che rosolano col coperchio, andiamo giù con la carne trita. Eccola qua. E facciamo rosolare tutto bene insieme alle melanzane per almeno 10 minuti. Si deve rosolare bene la carne trita, molto bene. Ecco qua, dopo 10 minuti che ho aggiunto la carne, vedete si è sgranata bene, si sta rosolando in una maniera direi perfetta. Guardate un po' già che golosità a vederla così, eh. Quindi vino bianco mezzo bicchiere, fiamma alta e facciamo evaporare. Una volta evaporato il vino vado a mettere un po' di sale qua perché ho salato solo le melanzane. Quindi adesso un pizzico anche per la carne e per legare i sapori tutti insieme. Un po' di pepe naturalmente ancora. E vado avanti così a soffriggere bene ancora per altri 10 minuti direi. Quindi bella rosolata. Non mi rimane che cubettare il prosciutto cotto e la scamorza bianca. Quindi inizio. E via cubettini piuttosto piccoli in modo che li possiamo trovare in ogni melanzana ripiena. Ok, bull, e vado dentro coi cubettini di prosciutto. Naturalmente la scamorza, o se preferite un altro formaggio a pasta filata va benissimo, quindi della caciotta, del provolone, come voi preferite. Anche questa a cubettini piccoli, proprio come ho fatto con il prosciutto cotto prima. Ecco qua anche il formaggio cubettato. Ok, adesso tutti gli ingredienti che mi servono per il ripieno davanti a me. Quindi ho il sugo che l'ho fatto andare per circa 20 minuti. Ho tolto solo il basilico e lo scalone intero che ho messo all'inizio. Poi i dadini di prosciutto cotto e i dadini di provola o scamorza come nel mio caso, le due uova e il ripieno di melanzane e carne trita che oramai si è intiepidito e vado a mettere insieme ai formaggi e al prosciutto cotto. Ora la salsa di pomodoro ci serve un mestolo, lo mettiamo neanche, guardate, un po' qua. Il resto ci serve da mettere un goccino sul fondo della teglia e poi un goccino sopra ogni melanzana. Quindi, come vedete, non è tanto il sugo di pomodoro, serve solo a dare un po' di colore e un po' di sapore anche. Le due uova che aiuteranno a legare il tutto. Se
Se io non ve l'ho dato come ingrediente, ma se vedete che è troppo, dopo aggiunto le uova, è troppo, come dire, poco consistente, ecco, si può aggiungere un po' di pangrattato, ma veramente poco, eh. Io direi che il mio va benissimo così, guardate. Un bel po' di parmigiano grattugiato e un po' ce lo teniamo per sopra. Ora, teglia da forno senza carta, eh. Io ho questa qua antiaderente dove praticamente ho cotto la salsiccia, la melanzana prima, vedete? Ho messo giù uno strato di leggero di salsa di pomodoro. Ora farcisco le melanzane. Eccole qua, vedete? Hanno cotto, vi ricordo, 5 minuti. Allora, a cucchiaiate andiamo a farcirle. E via via le facciamo tutte. Ah, a proposito, io il ripieno l'ho già assaggiato ed è una bomba, davvero buonissimo. Mi raccomando, fatelo anche voi, perché dopo non si potrà più fare. Nel senso, bisogna vedere se è buono di sale e tutto il resto, ecco. Sono buonissime, ve lo posso assicurare. Se vi avanza un po' di ripieno, mi raccomando, andiamo a farcirle più che possiamo, eh? Abbondante parmigiano sopra, su ciascuna. Ultimo passaggio, la salsa di pomodoro. Andiamo sopra a ciascuna. Non ne serve molta come vi dicevo prima, però serve per andare a colorare un po'. Pronti per andare in forno, 180 gradi, mezza altezza. Per circa 40-45 minuti, poi le si va a vedere. Ecco qua, dopo 45 minuti a 180 gradi sono pronti. E guardate che meraviglia, ma davvero golosissime. Sono incandescenti, quindi vanno fatte riposare almeno 20 minuti. E queste qua sono buone e tiepide, mi raccomando, non bollenti. E soprattutto il giorno dopo sono ancora più buone, non ce n'è. Eccole qua. Melanzane ripiene, mamma mia, ma non avete idea. Fatele intiepidire almeno 20 minuti, mi raccomando, sono buone e tiepide. E un'altra cosa, qui non serve il coltello, eh. Ragazzi, buon appetito e ciao!